Ci siamo, stiamo arrivando su tutti quanti i nostri canali. Carmen CA, il primo ad arrivare qua su YouTube, e Mirella 512, la prima ad arrivare su Instagram. Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Aug a tutti i nostri commensali. Prima di tutto vi vorrei fare una comunicazione di servizio, perché come sapete il 2 febbraio ci sarà la ripartenza a Milano. Abbiamo esaurito tutti i biglietti, sono andati esauriti devo dire in pochissimo tempo, e ovviamente la prima comunicazione, come ben potete immaginare, della ripartenza, posti riservati vengono fatti a tutti quanti donatori e coloro che hanno acquistato qualche cosa allo shop o che sono stati negli anni precedenti alle ripartenze, perché voglio dire, far parte del nostro piccolo club Verdurin deve essere in qualche maniera premiato. Però vi dico che probabilmente potremo riuscire da lunedì a tirar fuori qualche posto in più, ma soprattutto se vi siete iscritti alla ripartenza e non potete venire il 2 febbraio, cancellatevi ogni posto. Spesso, anzi ve lo dico sempre, mi tocca mettere più posti a disposizione perché molti senza dire nulla non vengono. Vi prego, se avete contezza di non poter venire il 2 mattina o il 2 pomeriggio, date segnale. Benissimo, e cosa è successo sui giornali oggi? Ma voi vi ricordate pagine sul saluto romano di H. Larenzia, che io avevo confessato di aver visto, non tanto per il saluto romano che trovo piuttosto distante da quello che penso io, ma che avevo visto, e quel presente diciamo molto fascistone, ma secondo me anche molto comunitario nei confronti di tre ragazzi uccisi senza giustizia, beh, insomma, mi aveva anche un po' emozionato, perché l'idea che ci siano dei giovani uccisi negli anni 70 e per i quali non è stato mai trovato il colpevole, e che ovviamente era un comunista di merda, e che questa comunità se li ricordasse, beh, insomma, io la trovavo una roba interessante, perché ricorda il passato che non finisce mai, che se è soltanto un ricordo va bene, se poi è semplicemente motivo di lotta politica va un po' meno bene, ecco, diciamo così. Però il punto fondamentale è che su quel saluto romano, che era una parte di quella commemorazione, beh, insomma, si sono accesi dibattiti mostruosi, e la Cassazione ieri ha fatto una sentenza a sezioni unificate, cioè il massima decisione della Cassazione, che dovrebbe a questo punto avere, anche se in Italia non esiste, forza del precedente, e dice che non è un reato quella manifestazione con le braccia tese, come diceva forse anche la Russa, che è stato subito tucciato da tutti quanti il so tutto io, perché se le braccia tese sono un problema se c'è il pericolo fascista, mentre è lecito nelle commemorazioni. Vedete, grazie per i badge che stanno arrivando, è la stessa identica cosa che forse ieri qualcuno non è riuscito a capire, quindi forse devo fare qualche disegnino. H. Larenzia intervistato confessa: ho commesso un errore di comunicazione, mi stavo allenando a allungare il doggy bag ai miei clienti. Sei un genio, Gemma. E cioè, in un paese liberale, le cose più orribili, le cose più offensive, le cose, anche il cosiddetto hate speech, si possono immaginare, perché il costo di evitare queste manifestazioni sarebbe attribuire allo Stato un potere che noi liberali non vogliamo a lui attribuire. Poi qualcuno mi potrà obiettare: questo è lo Stato però che oggi si inventa un nuovo reato di imbrattamento, e fra poco ci arriveremo. Quindi su questo ovviamente si esercitano molti opinionisti sul fatto delle braccia tese, che non sono, ahimè, quelle di Battisti, straordinaria canzone, ma quelle della Cassazione a sezioni unite. Sallusti dice: non è reato se commemorare, lo è se inneggiare al ritorno del fascismo. E quindi Sallusti dice: il labile confine tra commemorazione e celebrazione, dice, è una sentenza pilatesca che darà modo ancora di discutere per anni e anni. Crispev dice: la cosa peggiore in un paese è la censura. La Stampa dice: esulta solo che cos'è che l'ultradestra, cioè l'ultradestra esulterebbe, non mi considero di ultradestra e penso che questo sia un principio di libertà che è stato sancito ieri dalla Cassazione, ma H. Larenzia si può
fare. Seconda questione di giornata sulla quale si era costruito un patatrac pazzesco, la Sardegna, la divisione del centrodestra, l'Italia è incasinata, avrà un centrodestra che sta per crollare. Beh, insomma, complice anche la magistratura che ha indagato 2 giorni prima delle candidature, ha indagato Solinas. In Sardegna ci sarà un candidato che sarà quello di Cagliari, Zedda, Zeddu, Zuppa, Zuddu, Cazzo. Come si chiama? Vabbè, fra un po' qualcuno di voi mi darà una mano. Françoise, se è presente, mi dice come si chiama. Mi scuso per il candidato sindaco perché sono un po' rintronato la mattina. Ma insomma, questo candidato è quello di Fratelli d'Italia, che quindi scalza l'idea che venga riconfermato Solinas, che peraltro è stato in quel momento. No, adesso Lea dice Truddu. Porca miseria, non si chiama neanche. Oh, siete veramente degli scemi. Sono peggio di me. Adesso è Tommaso Turri, Puddu. Truddu, dai, datemi il nome giusto, porca miseria, che adesso mi chiamerai e si offenderà. Truzzu, oh, Truzzu, Truzzu, Giorgia, Giorgio, Truzzu. Tu sei un genio. Alessandro Trabaldo è un genio. Il candidato si chiama Motoseggu, come quello di Milei, Motoseggu magari, numero uno, meriti veramente la nostra imperitura riconoscenza, Motoseggu. Se ci fosse uno che si chiamasse Motoseggu a fare il sindaco, lo candiderei e lo eleggerei e lo voterei anche se fosse candidato di Bonelli e Frato Ianni. Bene, le regionali quindi l'accordo, però i giornali dicono la Meloni adesso punterà a rompere le scatole anche a Salvini sulle altre candidature, anche a Forza Italia, il prossimo sarà l'Umbria, e il giornale La Repubblica dice. Mi sorge il dubbio che la scelta di Fratelli d'Italia sia stata previdente in funzione di informazioni arrivate sotto banco, dice Claudio Vergano. Beh, insomma, la Meloni dice che Repubblica sfida, o anzi piega Salvini, ma è scontro nel centrodestra sulle altre regionali. Cioè, una volta che è passata questa cosa qua, che avrebbe dovuto far deflagrare il centrodestra, per Repubblica è scontro nelle altre regionali che ci stanno spiegando loro che succederà. Gli ecoattivisti che bloccarono a Bologna il traffico si beccano 6 mesi per violenza privata per la tangenziale di Bologna. Adesso, francamente, io penso di più di 6 mesi di carcere, che ovviamente non ci andranno perché hanno le attenuanti. Mi sembrerebbe una roba assurda in un paese normale. Allora, io penso che ci sia libertà di parola e non libertà, ovviamente, di comportamento, perché io posso dire che posso alzare il braccio con il saluto fascista, ma se dopo aver alzato il braccio, quel braccio lo uso per dare uno schiaffone a un comunista, c'è un problema, ovviamente, e cioè che sono un violento che peraltro utilizza uno strumento politico, un indottrinamento politico per menare un altro, no? Chiaro il concetto? No, perché sennò tante volte può essere mal interpretata. Quindi, sostanzialmente, 6 mesi di carcere, che non verranno ovviamente eseguiti perché ci sono tutte le attenuanti e poi fino a 2 anni non si va in carcere, il signore e i signori che hanno bloccato il traffico di Bologna per violenza privata, ci sta. Il governo però nota giustamente il manifesto, che cosa fa? Ma la destra approva una legge durissima, con pene fino a 600.000 euro, evidentemente anche reati più gravi, per chi distrugge e imbratta i beni culturali. E su questo ovviamente bisogna un po' stare attenti, perché questo governo ha la tendenza a fare ogni volta che c'è un problema un reato, e questa roba qui non va bene, ve lo dico, anche se noi troviamo odiosi quei reati. Senti Nick, ma in una città a 30 km a cosa servono le ciclabili? Hai ragione caro Nicola, Giorgio Sorrentino, questa follia delle ciclabili. Oggi mi sembra che Salvini col Ministero delle Infrastrutture ha detto che i 30 km sono una follia da qualche parte. Perciò il punto fondamentale riguardo alla questione dell'imbrattamento e dell'aumento dei reati è che qui bisogna stare un po' attenti, perché se il governo pensa che per risolvere ogni questione aumento e metto pene superiori, aumento il reato, insomma, io non la penso come oggi la pensa Fittipaldi o la pensa Travaglio, però bisogna stare un pochino attenti, perché un'idea per cui tutto si risolve aumentando le pene
e inventando nuovi reati non è esattamente un tema, diciamo, liberale. Bisogna fare quello che si è fatto a Bologna. Gli ecoattivisti si beccano anche con le attenuanti morali, che ce le saremmo risparmiate perché dicono che c'è una grande valenza morale per quello che hanno fatto. Io me ne sbatto i coglioni perché non c'è nessuna valenza morale, e la moralità del climate change visto da questi fanatici è una follia, ma questo è il giudizio del magistrato, non della legge. Comunque sono stati condannati, ragazzi, sono stati condannati a 6 mesi, non esageriamo, perché in un mondo panpenalista per cui tutto è galera e manette, e da un punto di vista liberale non risolviamo assolutamente una ceppa. Poi il fatto che i magistrati debbano perseguire quello che distrugge beni pubblici, beh, su questo siamo ovviamente tutti d'accordo. Travaglio oggi la mette diversamente, dice: è stata Virginia Sanjust, l'ex conduttrice Rai, è stata condannata a 14 mesi per estorsione per una roba da 15 euro, e la mette in relazione invece con un politico del PD che è stato assolto, Ugetti, sindaco di Lodi, che secondo Travaglio è una specie di Al Capone, sarebbe stato assolto perché i magistrati hanno definito particolarmente tenue il fatto che ha commesso. Quindi dice: quella ruba 15 euro e estorce 15 euro, quello invece ci sarebbe tutta una magagna e per la tenuità non viene coinvolto. Questa è la lurida giustizia di classe. Ovviamente queste sono le grandi straordinarie semplificazioni di Travaglio che non aiutano neanche dall'altra parte, perché nel frattempo questo Ugetti, che mi sembra uno del PD, che è stato assolto, ne ha pagato delle conseguenze politiche mostruose per una cosa che poi si è vista essere totalmente banale. E allora, forse uno si dovrebbe chiedere: ma perché abbiamo fatto fuori il sindaco del PD di Lodi, questo Ugetti, come la gran cassa mediatica che poi si è risolta in un'attenuità del fatto è zero? Il problema è quello. Come sempre, invece di vedere l'albero, guarda la motosega, Travaglio. Fittipaldi invece dice: altro che rispettare Borsellino, questi della destra e soprattutto la Meloni, che erano dei giustizialisti ante litteram, sono diventati dei garantisti della peggiore specie, scrive oggi Fittipaldi sul Domani alla Berlusconi. Davos è molto interessante soltanto perché c'è Milei. Milei è straordinario, lo dice Iacometti oggi, che è un grandissimo Iacometti, lo leggo sempre con grande attenzione. Arriva Milei e dice una cosa molto semplice: intanto attacca i socialisti in una maniera straordinaria, e poi dice: chi fa soldi deve smettere di vergognarsi. Una frase abbastanza banale per noi liberali, ma evidentemente in quel posto dove sono tutti ricchi e tutti si vergognano e tutti fanno la supercazzola per far sembrare loro stessi meno ricchi e meno inquinanti, arrivano con gli aerei privati a Davos, anzi a Samaden, all'aeroporto di St. Moritz, prendono i loro 122 autisti, inquinano come se non ci fosse un domani, arrivano in là e parlano dell'ambiente. Ipocriti di merda. Il mitico straordinario Milei dice: non vi vergognate della vostra ricchezza, anzi cercate di essere meno ipocriti. Ce lo ricorda oggi Iacometti. D'Aroldi invece ci ricorda un'altra cosa, cioè che a Davos sono tutti spaventati perché ormai sanno che faranno i conti con Trump in America. Ferrara, in maniera come sempre più, non per togliere nulla agli altri, più letteraria, più sofisticata, sul foglio, nell'apertura del foglio, ci spiega che siamo passati dal Novecento di Milei, che ci ricorda l'importanza dell'individuo e della libertà, all'Ottocento dei rischi per i paesi baltici di essere invasi dalla zampata russa, al XXI secolo di Altman, che parla di intelligenza artificiale. Lui è arrivato, dice Michela, con la motosega che va a nafta agricola. Buongiorno, a prescindere dal creare nuovi reati, basta con il buonismo e l'interpretazione delle leggi, poche ma chiarissime, senza ambiguità. Ecco Antonio Di Vito, questo io lo condivido al 100%. Nel frattempo vi vorrei segnalare che mentre alla Davos facciamo le pippe su tutte le cose che avvengono nel mondo, intelligenza artificiale, Milei, eccetera, c'è una notizia oggi che è la contro, diciamo, l'apertura, la controapertura del Sole 24 Ore, che vi dà il senso di chi comanderà nel futuro. Air India, ogni giorno, ogni 6 giorni compra un aereo. Cioè, il punto fondamentale è che mentre noi facciamo qua le pippe al morto, quelli stanno diventando una potenza industriale che manda le persone sulla Luna, che ha una popolazione che non è in calo demografico, a differenza della Cina che sta in calo demografico e l'Europa che sta morendo. Una tecnologia avanzata, parlano inglese e cercano di avere una connessione col mondo, lo dimostra l'India, che noi ci dimentichiamo. Il governo 24% dell'ENI dovrebbe valere questa cosa, 2 miliardi. Vi segnalo che la Cassa Depositi e Prestiti
In questa maniera scenderebbe dal 27 al 23%, quindi insieme alla quota del 4% del tesoro, questa roba qui farebbe sì che l'ENI comunque verrebbe controllata dallo Stato. Chi pensate che oggi riesca a criticare la privatizzazione? Un comunista? Il manifesto? Un pericoloso socialista? Ci starebbe, no? Il professore De Aglio, il marito della Fornero, e dice: il debito non si cura con la vendita dei gioielli di Stato, ma li mortacci de Pippo. Tu capisci che la qualità della nostra classe docente torinese straordinaria che vanno all'università e che ci hanno spiegato e ci hanno fatto due coglioni così sulla necessità delle privatizzazioni, e fanno bene. Quando le privatizzazioni le fanno gli statalisti della destra, dei fascistoni, ah no, ma le privatizzazioni. Questo è un 4%. Stanno vendendo il 4% di una società di cui continueranno a detenere il 27%. Io che dico afuera, venderei tutto. Loro vendono il 4%. E tu che cosa ti becchi? Ti becchi la stampa, il professore De Aglio. Quelli che sono stati zitti quando abbiamo venduto di merda la Telecom al nocciolino degli agnelli, quando abbiamo svenduto tutto. Adesso che vendiamo il 4%. 4% dell'ENI, attenzione, il Pippozzo e l'ENI è strategica in Angola, di sta ceppa! Lei e la Fornero siete poco credibili, perché quando io leggo in 2 giorni sua moglie che dice che ci vuole la patrimoniale, dopo aver fatto quella patrimoniale di merda che si chiama IMU, e lei che mi spiega così che la privatizzazione dell'ENI non va bene perché non è quella che serve, allora io capisco perfettamente che nonostante il titolo di professori, nonostante l'editorialista sulla stampa che si pensi sia un giornale equilibrato e che non abbia un orientamento politico, siete dei politici, avete un orientamento politico e che qualsiasi cosa faccia qualcuno che non fa parte del vostro, sì, piccolo circolo Verdurin, lo criticate, non per la qualità di quello che sta facendo, ma per il fatto che voi siete partigiani. Il signor De Aglio e la signora Fornero sono partigiani. Io gli voglio bene, li trovo straordinari. Però il punto non sono loro che sono partigiani, siamo noi. Siamo noi che pensiamo che, siccome c'è scritto la parola professore prima, beh, è un'interpretazione. Preferisco Boeri e Perotti. Perotti io lo adoro perché è un libertario, mi piace moltissimo Perotti. Boeri e Perotti vanno lì e fanno, cioè non hanno neanche quella patina. Perotti sì, ma non hanno quella patina. Lì Fornero e De Aglio, quando tu oggi riesci a vedere il pelo nell'uovo della vendita del 4%, è perché il direttore chiama il giornale e dice: senti, rompi un po' i coglioni, perché questi vendono il 4% dell'ENI. Straordinario. Nel frattempo Milano Finanza ci racconta che per 700 milioni le Poste invece vendono gli immobili della logistica. 700 milioni, il 50% degli immobili che usano per la logistica la vendono. Qua vorrei anche qui un'analisi della Fornero e di De Aglio sul fatto che è sbagliato vendere delle Poste controllate dalla CDP, vendere questa roba qua. Filippo Riva, alla ripartenza vorrei un panel sul nucleare. Hai ragione, non sarebbe sbagliato, ma non faccio forse più in tempo a farlo. Lavori a Viale Mazzini, non quelli politici, ma perché il palazzo di Viale Mazzini ce lo raccontava Gubitosi, è un palazzo che va a pezzi e mi sembra che ci sia anche amianto, e quindi devono trasferirsi i dirigenti sulla Cassia. Nuovo fronte di guerra in Medio Oriente, perché qua sta succedendo un casino tra il Pakistan e l'Iran, e voi dite: sono tutti e due musulmani. Sì, certo sono musulmani, però il Pakistan sono sunniti. E gli iraniani sono sciiti, sunniti e sciiti sono come romani e laziali, milanisti e interisti, che hanno rivalità ovviamente solo calcistiche, quelli invece hanno rivalità politiche e militari mostruose. Anzi, il mondo del Medio Oriente bisognerebbe sempre leggerlo sotto questa chiave di lettura: la lotta tra sciiti e sunniti. Poi dopo noi pensiamo che ce l'abbiano anche con i cattolici, gli infedeli, quello che volete. Ma Cantapatrizio, Nicola, Cairo chiude 5 testate, sì, 5 testate. Che ha chiuso. Cosa dice in realtà il Pakistan? Il Pakistan prende un missiletto e uccide 9 persone in territorio iraniano perché il giorno prima gli iraniani avevano fatto la stessa cosa con droni e missiletti in territorio pakistano. Sono tutti alla ricerca di questa organizzazione armate di etnia Beluci. Beluci.
che sono odiate sia dagli sciiti sia dai sunniti pakistani e iraniani e che quindi che lottano per la loro indipendenza e quindi sia Teheran sia Islamabad si missilizzano a vicenda, il che però non è come si fa vedere in una bellissima cartina di Guido Limpo e del Corriere della Sera oggi, pagina 4, pagina 5 del Corriere della Sera. Il Medio Oriente è un casino, c'è un casino in Egitto, in Sudan, in Etiopia, in Iraq, in Iran, in Turchia, cioè i conflitti sono mostruosi, oltre a quelle israelo-palestinese che in quella zona coinvolge anche, come ben sapete, il Libano. Beh, insomma, in questo gran casino, sempre Mario da Bali, Indonesia, vieni in vacanza, mi casa, tu casa e i comunisti. A fuera, sei un mito, Mario Cico. Benedetta, che dici? Risponde Matteo Leone, mi piacerebbe anche, ma non capisco dove vogliono arrivare. Vabbè, insomma, direi che per oggi è tutto. Vi ricordo, sì, è arrivato qua Ruggeri. Ruggeri, 10 e 22, a fuera! Scherzo, ci vediamo a Roma. E per diciamo con Ruggeri per Quarta Repubblica, mentre con voi ci vediamo sul sito nicolaporro.it e soprattutto vi ricordo e vi continuo a pregare, se non venite alla ripartenza e avete preso un biglietto, cancellatevi. Purtroppo siamo senza più posti disponibili, a meno che lunedì non riusciamo a fare un miracolo e trovare qualche posticino in più. Ciao.